Stiamo attraversando Zogno. Siamo a San Giovanni Bianco, lago di Bernicolo. Ecco, finalmente a Roncobello. Asinelli a Capovalle, un piccolo borgo di Capovalle. Noi siamo diretti ai laghi gemelli. Questa baita risale al 1878. Vediamo il percorso che dobbiamo fare. Quindi da Capovalle saliamo alle baite di Mezzeno, poi gambe in spalla fino ai laghi gemelli. Allora, sono le 9, partiamo per il rifugio dei laghi gemelli, sentiero 215. Piccola descrizione del nostro trek di oggi. Siamo in alta Val Brembana, nelle Orobie. Abbiamo lasciato l'auto alle baite di Mezzeno dopo aver pagato 2 euro per poter transitare e parcheggiare. Siamo a quota 1600 metri e dopo aver preso il sentiero 215 per Passo Mezzeno e Laghi Gemelli iniziamo a salire. Il sentiero è abbastanza ripido e ci fa guadagnare rapidamente quota. Il sentiero che sale ai Laghi Gemelli. Possibile, da questo lato si va ai Tre Pizzi e invece noi andiamo ai Laghi Gemelli, che è questo sentiero qui che sale al passo di Mezzeno, che abbiamo ancora un'ora e 30 minuti, no, un'ora per camminare il passo Mezzeno e un'ora e 30 per il rifugio Laghi Gemelli, sempre il sentiero 215. Abbiamo iniziato il sentiero per il passo Mezzeno. E lì si sale per il passo. E sai che c'è ancora un bel po' da camminare qui. Non bastano i sentieri ripidi, anche le strettoie. Altro tratto di sentiero bello ripido. E il meglio deve ancora venire. Siamo in vista del passo e adesso ci aspetta il pezzo più impegnativo. Qui bisogna arrampicarsi con le mani. Si intravede la croce di vetta. La croce di vetta. Siamo alla croce di vetta, siamo in cima al passo. Proseguiamo sul sentiero 215 per i Laghi Gemelli, che prima o poi dovremo vedere. È bello, siamo in vista dei Laghi Gemelli, finalmente ce l'abbiamo fatta. Che bello però.
Ecco qua, adesso andiamo a mangiare un boccone se riusciamo e poi si riparte per la vetta. La prossima volta facciamo il giro dei laghi, adesso no perché c'è il tempo che... Pausa pranzo ai laghi gemelli, ci trattiamo bene noi, eh? Abbiamo lasciato il rifugio Laghi Gemelli e abbiamo intrapreso il sentiero del ritorno. Lì è il Pizzo del Becco, Pizzo, poco più in là si va al Pizzo Farno Bianca, e Pizzo del Becco. Voi non li ho mai visti così vicini, eh? Ma proprio guarda, non me lo sarei mai aspettato di trovarli qua. Sta leccando il salitro. Messa a 6 metri da noi, sì e no. Giù nella valle si intravede il parcheggio e finalmente togliamo gli scarponi. Ok, siamo arrivati alla fine del sentiero. E adesso siamo al parcheggio e prenderemo la macchina per tornare a casa. Ma che siete stati, vai? Che siete stati? Siamo stati a comprare formaggi. Oh, perché? Per le meglio. Formaggi di mucca.